mostra fotografica che questa sera è diventata un momento di riflessione tra parole, musica e immagini, una neurologa, una scrittrice e una poetessa. Che evento è stato? Un evento dove le eccellenze si sono incontrate, hanno cercato di raccontare l'anima che comunque è dentro di noi e forse con le foto si riesce a vedere un po' di più. Ecco, nelle tue fotografie c'è sempre qualcosa di molto personale, anche se poi non ritraggono te. Qual è l'ispirazione che trovi? Ma l'ispirazione nelle foto nasce da noi stessi, basta osservarsi, basta guardarsi intorno e la foto arriva. Le risposte delle persone sono state anche delle domande interessanti su cosa è l'anima, su dove si trova. Per te? L'anima è quella cosa che nessuno vede ma tutti hanno e io forse sono bravo a tirarla fuori grazie alle mie fotografie. E decidere di fare questo lavoro, quello del fotografo, come si sceglie? È nata come costrizione perché mio padre a 10 anni mi ha messo in studio. Oggi sono felice perché faccio un lavoro che mi piace e mi soddisfa. Nel portare avanti l'attività quotidiana, che è un lavoro, riesci comunque a trovare lo spazio per quelle che sono le tue passioni, fotografare quello che ti piace? Sì, la mattina presto, dalle 4:30 alle 7 e la sera quando chiudo lo studio. Se dovessi spiegare il trucco per fare foto che emozionano, qual è? Basta guardarsi dentro. È l'unico posto dove ci sono le fotografie, dove ci sono le emozioni. Nel mondo moderno, dove ormai la fotografia è in qualsiasi strumento, cioè da un telefono alle macchine fotografiche costose, e il fotografo che ruolo ha? Il fotografo ha il ruolo di saper vedere oltre, saper vedere prima, e essere un attento osservatore, e fotografo, brutta parola. Il fotografo è quella persona che è brava a vedere qualcosa che gli altri non vedono e riuscire a scattare la foto nel suo tempo. Scegliere di chiedere a due persone come Claudia Cattelli e Patrizia Angelozzi di dare un titolo e un commento alle foto, perché questo tipo di scelta? È stato un gioco per capire cosa vedevano due persone completamente diverse a livello caratteriale nelle mie fotografie. E il gioco è stato bello perché alla fine il titolo e la frase si sposano quasi insieme, sembrano scritte dalla stessa persona. Vuol dire che forse la foto emoziona allo stesso modo anche due persone completamente diverse. I fotografi vanno a vedere spesso altre mostre fotografiche. Cosa si trova nel poter poi osservare altri che fanno il tuo stesso lavoro e lo interpretano in modo diverso? È un modo per mettersi in discussione. Ho visto un film di Salgado pochi giorni fa, ti apre la mente, ti fa vedere le emozioni di altri e ti fa crescere a livello umano E poi invece la differenza tra stampare le proprie foto, fissarle in questo caso su tela o su altri materiali, rispetto a condividerle online, insomma il modo ormai di fruizione maggiore, come stanno insieme queste due cose? Ma la foto online purtroppo si brucia subito, una foto dura 20 minuti forse nel social network, una foto stampata dura in eternità, ogni volta che la vedi, che la osservi ti ha delle emozioni magari diverse perché è diverso il tuo stato d'animo. Le foto vanno stampate perché stampandole si ha una visione più lenta, più emozionante, e è molto più bello vedere una fotografia stampata che vederla attraverso un computer, un monitor, un telefonino, qualsiasi oggetto si voglia.